Benvenuto su Necrologia Italia. Iscriviti e attiva la campanella. Diego Maradona, il genio argentino, 1960-2020. È stato uno dei calciatori più iconici e talentuosi della storia del calcio mondiale. Nato il 30 ottobre 1960, in una famiglia umile di Buenos Aires, Argentina, Maradona ha dimostrato il suo straordinario talento sin da giovane età. Crescendo nelle strade della periferia, ha rapidamente attirato l'attenzione per le sue abilità straordinarie con il pallone. L'inizio della sua carriera calcistica con il Boca Juniors ha attirato l'attenzione internazionale. Il trasferimento in Europa con il Barcellona nel 1982 ha segnato un capitolo epico nella sua carriera. La mano de Dios durante la Coppa del Mondo del 1986 in Messico è solo uno degli episodi leggendari che hanno consolidato il suo status di genio del calcio. Il 25 novembre 2020, il mondo ha perso un'icona del calcio quando Maradona è morto a Buenos Aires a causa di un arresto cardiaco. Gigi Riva, la bandiera della Sardegna, è stato uno degli attaccanti più prolifici nella storia del calcio italiano. Nato il 7 novembre 1944 a Leggiuno, in provincia di Varese, Riva ha iniziato la sua carriera calcistica con il Legnano, prima di trasferirsi al Cagliari, dove ha trascorso gran parte della sua carriera. La sua abilità di segnare gol lo ha reso un'icona del calcio italiano, e ha contribuito in modo significativo con l'Italia nella Coppa del Mondo del 1970 in Messico. Riva è stato un simbolo del Cagliari, guidandoli alla loro unica vittoria in Serie A. Gigi Riva è morto il 22 gennaio 2024 a Cagliari. Gianluca Vialli, il capitano gentleman, 1964-2023. È stato un attaccante italiano noto per la sua eleganza sul campo e il suo spirito di leadership. Nato il 9 luglio 1964 a Cremona, Italia, Vialli ha iniziato la sua carriera calcistica con la Cremonese prima di trasferirsi alla Sampdoria, dove ha ottenuto successi significativi. La sua abilità di segnare e la sua guida in campo lo hanno reso un capitano rispettato. Dopo il successo con la Sampdoria, ha trascorso una parte della sua carriera con la Juventus, vincendo numerosi trofei nazionali e internazionali. Il 5 gennaio 2023, il calcio ha perso una delle sue figure più gentili e rispettate. Siniša Mihajlović, la forza serba, 1969-2022. È stato un difensore serbo noto per la sua grinta e il suo talento calcistico. Nato il 20 febbraio 1969 a Vukovar, Jugoslavia, ora Croazia, Mihajlović ha iniziato la sua carriera calcistica con il Vojvodina prima di trasferirsi a giocare in varie squadre di alto livello in Europa. Il suo calcio elegante e la sua abilità nei calci piazzati lo hanno reso un difensore temuto e rispettato. La sua carriera ha toccato l'apice quando ha giocato per la Lazio, contribuendo alla vittoria della squadra nella Serie A nella stagione 1999-2000. La notizia della sua battaglia contro la leucemia ha scosso il mondo del calcio e il 16 dicembre 2022, il mondo ha perso un eroe calcistico quando Siniša Mihajlović è morto all'età di 52 anni. Pelé, il re del calcio, è stato uno dei più grandi calciatori della storia. Nato il 23 ottobre 1940 a Três Corações, Brasile, Pelé ha rapidamente dimostrato il suo talento eccezionale nel calcio fin da giovane età. La sua carriera è stata leggendaria, con 3 vittorie in Coppa del Mondo, 1958, 1962, 1970, e numerose realizzazioni individuali, tra cui più di 1000 gol in partite ufficiali. Il suo stile di gioco elegante e la sua capacità di segnare da ogni posizione lo hanno reso un'icona del calcio mondiale. Il 29 dicembre 2022, il calcio mondiale ha pianto la perdita di una leggenda quando Pelé è morto a São Paulo a causa di complicazioni legate a problemi di salute. Paolo Rossi, il campione del mondo, 1956-2020. È stato uno degli attaccanti italiani più celebrati nella storia del calcio. Nato il 23 settembre 1956 a Prato, Italia, Rossi ha iniziato la sua carriera calcistica con la Juventus, dove ha guadagnato notorietà per le sue doti di goleador. La sua fama, però, ha raggiunto l'apice durante la Coppa del Mondo del 1982 in Spagna. Durante quel torneo, Rossi ha segnato gol decisivi, aiutando l'Italia a vincere il suo terzo titolo mondiale. La sua tripletta contro il Brasile nei quarti di finale è entrata nella storia come uno dei momenti più memorabili del calcio italiano.
Rossi è stato insignito del Pallone d'Oro come miglior giocatore del torneo. È morto il 9 dicembre 2020 per un tumore ai polmoni. Pietro Anastasi, il leone della Sicilia, è stato un difensore italiano noto per la sua grinta e dedizione al gioco. Nato il 7 aprile 1948 a Messina, Italia, Anastasi ha iniziato la sua carriera con il Messina prima di trasferirsi alla Juventus, dove ha vinto numerosi trofei. Il soprannome Il Leone della Sicilia rifletteva la sua abilità di difendere con ferocia e il suo attaccamento alla sua terra d'origine. Anastasi ha contribuito in modo significativo alla vittoria della Juventus nella Coppa UEFA nel 1977 e alla conquista del suo primo scudetto. È morto il 17 gennaio 2020 all'età di 71 anni. Franz Beckenbauer, il Kaiser del calcio, è stato uno dei difensori più eleganti e influenti nella storia del calcio mondiale. Nato l'11 settembre 1945 a Monaco di Baviera, Germania, Beckenbauer ha iniziato la sua carriera con il Bayern Monaco prima di divenire una delle colonne portanti della nazionale tedesca. Il soprannome Kaiser e Imperatore rifletteva la sua leadership e la sua padronanza del gioco. Beckenbauer ha vinto la Coppa del Mondo sia come giocatore, 1974, che come allenatore, 1990, un'impresa senza precedenti. È morto il 7 gennaio 2024 a Salisburgo. Mario Corso, il genio interista, è stato un ala sinistra italiano noto per la sua creatività e abilità nel dribbling. Nato il 25 agosto 1941 a Verona, Corso ha passato gran parte della sua carriera con l'Inter, contribuendo alla conquista di numerosi trofei. Il suo soprannome, il genio, rifletteva la sua visione di gioco eccezionale e la sua capacità di creare opportunità per i compagni di squadra. Corso ha giocato un ruolo cruciale nella vittoria dell'Inter nella Coppa dei Campioni nel 1964 e è morto a Milano il 20 giugno 2020. Bobby Charlton, la leggenda del Manchester United, è stato uno dei calciatori inglesi più illustri e una figura leggendaria del Manchester United. Nato l'11 ottobre 1937 a Ashington, Inghilterra, Charlton ha passato gran parte della sua carriera con il Manchester United, contribuendo a definire un'era d'oro per il club. Charlton è stato una presenza chiave nella squadra del Manchester United che ha vinto la Coppa dei Campioni nel 1968. La sua abilità nel segnare gol e la sua leadership gli hanno guadagnato ammirazione a livello nazionale e internazionale. Ha rappresentato anche l'Inghilterra vincendo la Coppa del Mondo nel 1966. È morto il 21 ottobre 2023.